Util fornisce attrezzature alle officine meccaniche, carrozzerie, elettrauti, fabbri e gommisti, assicurando sempre avviamento dei macchinari e assistenza tecnica continua. Si svolgerà il 22 luglio il convegno dal PUT al piano paesaggistico. L'incontro, fortemente voluto dalla Presidente Maria Gabriella Alfano dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Salerno, fa proprio le istanze di enti, professionisti e attori produttivi. Obiettivo: l'individuazione di una strategia per giungere all'attivazione della vigente pianificazione paesaggistica in un'ottica che garantisca tutela del paesaggio e regole certe per gli interventi urbanistici ed edilizi. Il problema che abbiamo affrontato come città in questi anni è stato quello di una strumentazione urbanistica molto rigida e che ha un po' ingessato il nostro territorio, assimilandolo sic et simpliciter alla costiera amalfitana. Ora noi siamo una città che va tutelata e va salvaguardata per il suo patrimonio, ovviamente non indifferente dal punto di vista del territorio, importante, però abbiamo la necessità, una comunità di 54.000 abitanti, anche di avere prospettive di sviluppo e di crescita e di lavoro. Questa strumentazione urbanistica a cui siamo sottoposti è stata un po', come dire, troppo rigida nel calcare la mano in una direzione piuttosto che in un'altra, la dico così. Allora avere in Regione Campania la possibilità di cominciare nuovamente a discutere di un nuovo piano paesaggistico, quindi di una nuova legislazione in materia che riguarda anche il nostro territorio, è molto importante. Ecco perché il Presidente e l'Ordine degli Architetti di Salerno, la Presidente Gabriella Alfano, ha voluto che questo convegno così importante di rilievo regionale si tenesse nella nostra città e noi siamo molto felici di ospitarlo. Quindi l'invito è esteso a tutti coloro che ovviamente vogliono immaginare in questa città una prospettiva di sviluppo.